Milano per il campionato italiano Lead. Siamo pronti a gustarci le finali e qui con voi Marco Iacono e Jean-Pierre Bovo. Tutto quasi pronto, tra pochi istanti il direttore di gara nonché padrone di casa Paolo Morandi darà il via alla presentazione degli atleti finalisti. Ed eccola quindi, per il campo femminile della Climb Inside Roma si è qualificata decima, ma partirà per prima perché vanno in ordine inverso rispetto alla qualifica. Abbiamo Elena Brunetti, Climb Inside. Mentre per i maschi è entrato Lamboglia Tommaso, Rock Dreams Roma. Ed ora per i ragni di Lecco è chiamata sotto l'imponente prua dove sono tracciati gli itinerari di finale Valentina Arnoldi dei ragni di Lecco. Eccola che arriva correndo Valentina, mentre per il centro sportivo Esercito Malosti Luca. Ricordiamo a tutti che al termine delle semifinali sono ben 10 gli atleti, solo che sono 11 in campo maschile, perché c'è un atleta straniero. E qua entra, diciamo, la beniamina di casa della Kundalini Milano, Martina De Preto. Invece per l'AWS di Merano, Engele Fritz. Ottima la sua scalata in semifinale quest'oggi. E adesso abbiamo Federica Papetti della Rock Brescia. Per la Deva Wall ASD APS Boldrini Luca. Adesso abbiamo la vincitrice della prima tappa di Coppa Italia di Società Lead di questa stagione, Ilaria Maria Scolaris della SASP di Torino. Per il manettone de schio picco, Davide, il più grande, per non dire anziano, in gara questa finale, quest'oggi. E ora per le Fiamme Oro di Moena, di Solfi Claudia, anche lei esce dall'area di isolamento dove nelle ultime ore sono stati relegati, diciamo, gli atleti per far sì che non potessero minimamente vedere le vie alle loro spalle che dovranno scalare in finale, ma prima di questa presentazione hanno fatto 6 minuti di ricognizione e dopo vi spiegheremo al termine della presentazione di che cosa si tratta. E intanto diamo il benvenuto anche a Giorgio Vendazzoli, il manettone de schio, e anche a Vanessa Kofler della WS Passer. Mentre per le Fiamme Oro Misha Pico Ruaz. E ora l'azzurra Camilla Moroni, Fiamme Oro di Moena. Mentre per il centro sportivo Esercito Giorgio Tomatis. Arrivano tutti belli di corsa i ragazzi. Esatto, una bella fase di riscaldamento aerobico e attivazione. E ora abbiamo la penultima atleta della categoria femminile, Giorgia Tesio, centro sportivo Esercito. Invece per la SASP di Torino, appunto, il ragazzo francese che ha permesso di aggiungere un posto in finale, Arsène Duval. Ed infine l'ultima atleta della categoria maschile per le Fiamme Oro di Moenica, l'olimpionica Laura Rogora. Centro sportivo Esercito, Marcello Bombardi.
ancora... E arriviamo all'ultimo. Dovranno allargare ancora di più la fila per far entrare sì, Marci. Quasi investito. Cristina. Fiamme Oro, Philippe Schenk. Ed eccoli qua, quindi i 22 atleti che completano la rosa di finalisti in questo campionato italiano lead di arrampicata sportiva. Un applauso da parte del pubblico presente e questa bella carrellata dei nostri protagonisti che daranno vita a questa entusiasmante finale. Dopo direi, Jean, un bellissimo turno di semifinale che ha visto il numero giusto di top per gli atleti che sono arrivati ai primi posti, ovvero Marcello Bombardi e Philippe Schenk a pari merito, insieme a Laura Rogor e Giorgio Desio, anch'essi a pari merito, unici 4 atleti a fare top sulle vie di semifinale. Adesso rientrano tutti in area di isolamento, tranne i primi due, quindi gli ultimi due a essersi qualificati bravissimo in semifinali, ovvero Elena Brunetti della Climb Inside e Tommaso Lamboglia della Rock Dreams Roma. E quindi si parte con due romani, due della capitale, che vediamo se riusciranno a guadagnare con questa salita qualche punto in classifica, magari il podio. Ricordiamo che la classifica viene stilata in base alla presa che raggiungono i concorrenti, più in alto arrivi e più in alto vai in classifica. Ebbene sì. Adesso si stanno legando col classico nodo ad 8, gli assicuratori tengono salda in mano col loro dispositivo di frenata assistita la corda per tenere gli atleti ancora della struttura in caso di caduta, e quindi si possono avvicinare alla parete, fare un breve ripasso di ciò che hanno visto nella fase di ricognizione che abbiamo precedentemente anticipato e che per motivi televisivi non abbiamo visto in diretta, ma hanno avuto 6 minuti per guardare dal basso la via, toccando solo la presa di partenza ovviamente senza mai staccare i piedi, e farsi un'idea di cosa avrebbero stretto sotto le mani. Ed ecco quindi così Elena Brunetti che apre le danze per questa finale del campionato italiano 2023. Elena Brunetti in questo strapiombo immenso, come abbiamo ricordato questa mattina durante la semifinale, 19 metri di altezza ma ben 25 lo sviluppo. E intanto parte anche Tommaso Lamboglia per la categoria maschile. La partenza sembra abbastanza tranquilla per tutte e due le categorie. Una bella traverso verso destra, qui deve andare a affrontare Elena, si aiuta con il tallone destro per rimanere ancorata alla parete, adesso andrà ad inserire il tallone sinistro. 45 mi sembra di aver capito i movimenti per la via femminile, no scusami, per quella maschile, mentre 54 per quella femminile, che quindi è leggermente più lunga. E vediamo dove setteranno l'asticella di questa grafica in sovraimpressione che ci dice in tempo reale la posizione degli atleti. In questo caso ovviamente è la prima posizione per entrambi, essendo i primi atleti a solcare il campo gara. Sono entrambi alla presa 14. Casualmente sì. Vediamo Tommaso già alle prese con un'attacca, mentre Elena una bella sbandierata. Anche Tommaso entra in rotazione, peccato non riesce a mantenere la stretta sulla tacca blu e ci saluta molto molto in fretta. Peccato, mentre perché era riuscito a tenere la prima sbandierata e poi però alla seconda rotazione del corpo non è riuscito più a rimanere appeso. Ha visto, è arrivato molto vicino all'assicuratore in fase di volo proprio perché è cascato magari basso. Bene, qua deve andare via veloce, deve decidersi in fretta, prendere una decisione e percorrerla subito senza stare a titubare, se no rischia di andare a consumare un po' troppa energia. Le prese sono discrete perché comunque la parete è molto strapiombante, la sezione dove sta scalando adesso Elena è tra le più strapiombanti della palestra. Ricordiamo che può usare bel dinamico, indistintamente prese ovviamente sia verdi che arancioni, qualsiasi cosa ha sotto mano può utilizzarla. L'arrampicatrice è messa in sicurezza da questi punti di ancoraggio come questo dove fa passare la corda. Allora Elena decide di tornare indietro e probabilmente andrà a tallonare il volume verde, e qua forse ci sta forse un altro dinamico piedi nel vuoto, perché quello mi sembra più un piede. Sì. Guarda come ha stretto per andarsi ad allungare e poi afferrare con la mano destra questo vulcano molto generoso. Lancia con la mano sinistra, è un po' in affaticamento adesso Elena,
deve cercare di velocizzare un po' la scalata, mentre vediamo già prepararsi Malosti Luca del Centro Sportivo Esercito. Ultimi 40 secondi disponibili per andare a osservare la via, alla scadere dei quali o parte o comunque partiranno i 6 minuti a disposizione di Luca per affrontare la sua finale del campionato italiano. Mentre ci saluta Elena. Elena sì, si vedeva che era arrivata un po' in affaticamento, è riuscita comunque a continuare con qualche 3-4 minuti in più, attestandosi con un 31 più, quindi presa 31 raggiunta, e ha cercato poi di impostare il movimento per la successiva e gli è stato dato quindi dalla giuria anche un più. Ricordiamo che le classifiche sono sempre in tempo reale sul portale fasi.results.info della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E intanto Luca Malosti, primi due punti d'ancoraggio messi, ora arriva al terzo. Ricordiamo che le prime sezioni delle vie sono sempre meno intense, va via via increscendo anche per questioni banalmente di sicurezza. Bello Luca, così abbastanza deciso in questa prima parte. Vediamo che arriva alla sbandiera dove è caduto Tommaso, l'affronta con un po' più di solidità e riesce ad andare a cecchinare col piede sinistro l'attacca blu, dove sta scaricando adesso il peso per andare a valorizzare questo rovescio. Tallone destro che lo tiene bene dentro, anticipa col piede sinistro Lamone. Vediamo questa sequenza Rebus che dovrà andare a affrontare adesso Luca. Eh sì, qua probabilmente ci sarà un bel incrocio portando i piedi tutti, sì, tutti a sinistra. Piede destro in bilanciamento, no, opta per una si riesce a mantenere frontalata. Entrambi i piedi, sì. Ed eccolo che va a incrociare. Adesso deve girarsi. Non male fino adesso la salita di Luca. E qua secondo me adesso ci sarà un po' un cambio di passo nella via, a giudicare dalla prensione di questi API che diventa via via meno generosa, mentre parte Valentina Arnoldi dei Ragni di Lecco sulla via femminile. Intanto qua perde, si attarda un po' Luca Malosti, cerca di sfruttare il tallone sinistro per passare la corda sul prossimo moschettone. Vale Luca. Sembra abbastanza tranquillo fino a questo momento Luca. Deve andare a schiacciare forte con il petto adesso per mantenere la compressione per questi due volumi gialli. Ale Luca, guarda come sfrutta bene l'aggancio, sì, della punta destra. Non sta scalando per niente male Luca in questo momento, mentre Valentina sta approcciando la prima porzione di via attraverso verso destra. Bello deciso qua Luca, non sta troppo a pensare. Piede giusto forse un così po' basso ora il destro. Ancora può fare qualche movimento. Bravo. Luca, peccato che peccato perde l'aggancio. Beh, una buona prestazione, arriva la presa 34 qui Luca Malosti. Sì, durato veramente tanto Luca, che adesso torna a terra, si scioglie il nodo e potrà gustarsi la gara dalla postazione numero 1 del divanetto dei primi tre del podio provvisorio. Un po' singolare il riposo di Valentina a questa altezza, è un po' presto per andare a riposare, probabilmente più psicologico, una questione sì, mentale, hai detto bene Marco, non ha una reale necessità di andare a riposare l'avambraccio perché ha appena fatto una decina di prese, quindicina, adesso deve cercare di incrementare il ritmo e andare via. Vale vale. Perché come abbiamo visto con Elena, comunque i movimenti da fare sono tanti e lì c'è bisogno di andare via rapidi per diminuire il tempo di permanenza sugli appigli e rischiare di affaticarsi meno, e forse questo può far diventare anche controproducente un riposo dove non necessario, soprattutto nei primissimi metri. Eh sì, rischia di pagarlo più avanti. Mentre entra in campo gara per la VS di Merano, lo vedete sulla destra del vostro teleschermo, approcciarsi alla parete, Fritz Engle. Costante la salita di Valentina, che si avvicina al momento in cui ci ha salutato Elena.
E intanto è partito Fritz Engle. Brava Valentina. Bella decisa, adesso sembra aver cambiato un po' il ritmo, Vale. Vedete come cerca di guadagnare un po' di riposo, dando delle scrollate ogni tanto tra una presa e l'altra. Qua adesso deve scappare, perché inizia veramente a farsi difficile la situazione. E più si sta fermi sulle prese, più si consuma energia. Tantissimo riposo qua per Valentina Arnoldi. Sì, ma probabilmente forse è riuscita bene a sedersi su quel piede verde di sinistra. Sul vulcano, sì, che essendo così sporgente riesce un po' ad attenuare l'inclinazione in quella sezione di parete di Strapiombo, mentre qua Fritz rimane coi piedi molto molto lontani, qui fa un po' di fatica ad andare già la presa successiva. Si è un po' impiccato Fritz cercando di tenere il piede basso, adesso non riesce troppo a incrociare. Molto molto al limite qua Fritz. Bravo però che è riuscito a mantenere il piede sinistro e non perdere il piede appunto per subire lo sbandieramento. Molto rigido in questo momento Fritz, la scalata non è per niente fluida, ma l'intensità non glielo permette. Adesso deve guadagnare qualche centimetro, forse con la mano destra. È riuscito a decontrarsi, bravissimo. Tornare a decontrarsi dopo una piccola sezione dove ci si irrigidisce è veramente difficile. Sta scalando molto bene, un po' come tutta la gara, partendo dalle qualifiche. Bravo così. Buon ritmo anche per Fritz, che non sta a perdere tempo sulla presa. Ale Fritz. Bravo, qui deve moschettonare ora però Fritz. Engle. Vediamo se riesce a mantenere l'aggancio di punta. Peccato, no. Gli parte proprio mentre fa il movimento per andare a prendere il rovescio di sinistro. Peccato. A quel punto non c'è più il sostegno per la mano sinistra e viene giù con il secondo posto momentaneo, presa numero 29. Mentre si avvicina alla parete Martina De Preto della Kundalini Milano. E vediamo qua i ragazzi, dopo aver terminato la finale, sostare nell'area relax. E intanto Martina De Preto, atleta di casa qui all'Urban World di Milano. Partita. Anche Martina non è un atleta che impone un gran ritmo da subito. E dopo la partenza di Martina andiamo a scoprire anche il prossimo atleta sulla via di finale maschile, Luca Boldrini della DevaWall. Anche lui un'ottima semifinale. Ferrara. Ale Luca. Ale Martina. Partito. Guarda come c'è veramente una diversità di ritmo impresso da Luca rispetto a Martina. Determinazione da parte di Luca. Vuole arrivare in alto. L'importante, come dicevamo questa mattina in semifinale Marco, oltre ad avere un buon ritmo, è cercare di stringere per la giusta intensità le prese, trovare il giusto compromesso tra velocità e espressione di forza per non andare a consumare troppa energia, troppo in fretta. Paradossalmente il compromesso è quasi stringerle il meno possibile, no? Eh sì. Per far sì che il movimento non sia tanto efficace quanto il più efficiente possibile per tutta
la durata, è come cercare di guidare un'auto risparmiando più benzina possibile, senza mai strappare, senza mai imporre troppa forza al gesto, soprattutto troppa permanenza. Bravo, sì. È per quello che ogni tanto andare troppo veloce, magari la troppa irruenza, alla fine la non paghi. Paga, sì. Sì, sì, sì. Guarda invece qua anche tecnicamente Luca, che belle soluzioni che trova, sì. Un bel tallone, braccio destro molto steso. Ricordiamo che più il braccio è steso la maggior parte delle volte, meno la grande muscolatura, quella dispendiosa, entra in gioco e quindi ci consente di risparmiare ancora più benzina. Un po' più in difficoltà invece Martina in questo passaggio, che affronta facendo una metodo diversa rispetto a quella di Valentina e a quella di Elena che l'hanno preceduta, mentre Luca trova un buon riposo. Sì, anche se forse qui qualche incertezza e poi no. Decide di fare due passi piedi nel vuoto buttando un po' tutto quello che abbiamo detto finora. Eh sì. No, ma peccato. Cosa ha combinato Luca? Non quasi quasi cosa... inspiegabile sì. Almeno vedendolo fino a quel momento. No, e stava poi... veramente bene. Adesso non so come mai si è focalizzato sull'accoppio di quella presa che gli ha tenuto il bacino basso e poi non riusciva più a sfruttare alcun appoggio per spingersi verso l'alto con gli arti inferiori, e quindi ha dovuto far fare il lavoro tutto agli arti superiori, che a un primo tentativo ci può anche stare, al secondo mi sembra quasi di hanno permesso, sì. No, ma deve aver interpretato male, esatto, la sequenza, di aver sicuro. Peccato un po' di strategia qua Luca, invece qua che di condizione. Era molto comodo perché era rilassato, poi ha messo il piede in spinta, ha fatto che togliere tutto, è andato su, l'ha mancata, è rimasto agganciato per un braccio, lo rivediamo qui nel replay. Ha rimesso il tallone, ha fatto per riandare, ma la mano destra gli si è aperta tipo. Peccato, ha fatto proprio una sciocchezza, una leggerezza da giovane, un po' com'è, direi. Mentre Martina un po'... è arrivata proprio un po' al limite sul sia sul moschettonaggio che sulla pinza. Comunque caduta, credo più o meno siano cadute le altre, se non una presa a pressi. E qua è proprio scivolato il piede sinistro e stava sulla parte liscia del vulcano. Mentre a proposito di giovane, entra forse l'atleta meno giovane, come diciamo prima, Marcello Bombardi, che è Davide Picco, del Davide Maneton Picco più grande, Mischio, sì. Pettorale numero 20, adesso allo studio negli ultimi secondi sulla via maschile, che partirà insieme a Federica Papetti della Rock Brescia, ed eccoli qua gli atleti che affrontano il loro itinerario alla caccia del titolo di campione italiano assoluto lead 2023 qui alla Urban Wall Milano Climbing Factory. Ritmo totalmente diverso da parte di Davide rispetto a quello di Luca, che aveva imposto veramente un gran bel ritmo. Invece anche Federica ci ha abituati a una scalata non troppo di corsa, un po' più studiata, un po' più tranquilla, misurata, oserei dire controllata. Allora Davide, come va ad arcuare fortissima la tacca blu per poi andare a valorizzare il tallone destro, volume destro preso. Poi in difficoltà in questa fase Davide, mado quanto è andato a esprimere adesso, quanta forza ha espresso in quel movimento Davide Picco per poter andare a incrociare controllando così. Dici che la pagherà tra qualche movimento qui Davide, ma questa... lui è abbastanza a suo agio quando fa questi tipi di movimenti, cioè un po' la sua scalata adesso non, qua... non è troppo da dinamico. Era un attimo indeciso se moschettonare dalla rovescia, decide di optare per questa soluzione. Adesso vediamo approcciare la sequenza che prima ha fatto cadere Luca Boldrini. Vediamo invece, Davide, sì, Picco come l'affronterà. Sembra un po' più presente a suo agio Federica. Davide sì, sicuro. Adesso vediamo. Ma anche Luca prima non è che sembrava dovesse venire giù. E anche Davide Federica decide qualche... di andare subito manopiede alto. E però vedi qui chiude, incrocia direttamente. Adesso va ruotato il corpo nell'altra direzione. Sicuramente è un movimento fastidioso questo, perché non riesci con il piede sinistro a sfruttare quel grosso volume giallo che c'è a sinistra del,
degli atleti. No, peccato, Davide arriva un po' corto, si aspettava una presa forse leggermente più generosa, invece non lo era, anzi tutt'altro, e lo sbalza via dalla parete, finisce quindi qua con il terzo posto provvisorio alla presa 28. Bene la salita Davide di Picco. Luca Boldrini, quindi, no scusate, di Luca Malosti fino a questo momento, che mantiene la testa della classifica. Ale Federica entra nel vulcano verde. E dai Fede, brava, leggermente dinamica qui. Finalmente cambia piede all'interno del vulcano. Ah, adesso un momento rimanendo tanto in bloccaggio con il piede destro. Da questa prospettiva capiamo quanto è strapiombante aggettante la parete. Infatti qua Federica perde il tempo del moschettonaggio, non riesce. Lo vediamo lì a portata al moschettone, in quel momento in cui l'atleta prende la corda per passarla all'interno, sta solo con uno dei due arti e quindi è il momento più critico per gli atleti in fase di moschettonaggio. Federica alla fine ne esce. Buona Federica, che dovrebbe avere il punteggio più alto di tutte in questo momento, come potete vedere anche dalla schermata alla vostra sinistra. Bravissima qua, tallone alto. Sì, sì, si siede un sacco su quell'appoggio, riesce a scaricare veramente una percentuale di peso elevatissima. E adesso deve raggiungere la presa successiva, non questa ma quella dopo, che sembra essere molto molto, molto buona, questa, la conosciamo bene. E potrà concedersi qualche istante di riposo per il braccio destro, ma poi probabilmente dovrà riandare subito su. Vediamo questa bellissima inquadratura con l'imponenza della struttura. Proverà forse a riposare un attimino, invece no, decide di scappare via Federica. Poi vediamo Fede. A testa in giù Federica, feet first, piedi in alto, si agganciano le punte e gli atleti qua stanno veramente al contrario, quasi come dei pipistrelli. Di difficile lettura questa sequenza, cambia piede, decide di andare ad agganciare punta col sinistro. Non troppo saggia l'idea di Federica di andare a tenere quel... Ma cosa è andata a fare? Guardate come ha agganciato la punta. Incredibile. Destro. E si è ruotata a 360 gradi qui Federica Papetti. Purtroppo praticamente è quasi finito tutte le energie, ma sta ancora lottando. Forse riuscirà a tenere una presa, invece no. Che girata che ha dato Federica su questo passaggio. Cosa ha fatto Federica Papetti? Eh sì, un bel 360. Che si è voluto dai tracciatori? Forse proprio, penso proprio di sì, Gian, perché almeno da qui non mi sembra di trovare un'altra soluzione. E comunque è stata bravissima Federica a leggerla, anche se ci ha messo magari due o tre cambi piede di troppo che l'hanno fatta, gli hanno fatto consumare più energie. Eh sì, effettivamente ci ha messo un pochettino a leggere la girata e questo non l'ha aiutata nel momento in cui poi si è riuscita poi finalmente a girare, ma ormai le energie erano andate tutte per poter tenere le prese durante la lettura del passaggio. Peccato. E adesso abbiamo i prossimi atleti. Entrerà in campo gara il compagno di squadra di Davide Picco, ovvero Giorgio Bendazzoli del Manton di Schio, mentre in campo femminile entra Ilaria Scolaris per la SASP di Torino. Ultimi momenti prima di partire. Vediamo che parte Giorgio. E anche Ilaria parte adesso. Prima fase femminile, ormai la conosciamo. Piccolo spostamento verso destra. Mentre per i maschi parte bella dritta. Che fisicità Giorgio, che adesso si prende questo moschettonaggio veramente impegnativo per l'arto sinistro. Delle misure imponenti.
Vediamo se riesce ad andare bello deciso all'attacca blu. Bene Giorgio in questo movimento. Lo vedo però controlla forse un po'. Deve riuscire a decontrarsi un attimino, esatto, adesso come sta giustamente facendo Ilaria. Meno brillante rispetto al turno di semifinale forse Giorgio in questo momento. In questo particolare movimento sì. Vediamo se adesso riuscirà a raddrizzare la sua gara. Mentre Ilaria sta addomesticando queste prime prese della via, sta gestendo al meglio, stringendole il giusto. A lei Ilaria. Ed ecco intanto Giorgio Bendazzoli arriva all'incrocio. Il piccolo traverso da destra a sinistra. Dici che lo patirà? Poco prima della metà della via, ma secondo me ora non vorrei anch'io fare da gufo, ma qui Giorgio ha tutto il margine per non accusare stanchezza da questo movimento molto molto fisico. Cade intanto il pettorale ad Ilaria, che non compromette nulla della salita di Ilaria al momento. Piccolo riposo per lei e riparte. Anche Giorgio deve cercare di cambiare marcia, andare via veloce adesso. Bravissimo Giorgio qui. Riesce a superare il punto dove era caduto Davide. Alza il tallone alto, va a moschettonare, ma prima un po' di magnesite. Anche Ila decide di entrare nel vulcano di destra, un po' come ha fatto Martina De Preto. Deve stare attenta ora con il piede Ilaria a non metterlo con troppa superficialità in spalmo sulla parte sopra di quel volume a forma di vulcano che è liscio, non ha grip sulla parte esterna. Mamma mia quanto sta erogando Giorgio per rimanere attaccato alla parete. Riesce a fare un movimento in più di Luca Malosti, mentre Ilaria arriva lì dove ci hanno lasciato molte atlete. Deve entrare cattiva in questo verticale buono verde per poi spostarsi verso sinistra, andare a sedersi bene, mette il tallone sull'appoggio verde, un piccolo intermedio per poi entrare nel vulcano, quello più buono che c'è sulla parete, parete che strapiomba quasi a 90 gradi su quella porzione di via. Bene Ilaria fino adesso, sta gestendo bene la salita, adesso se riesce a riposare, a ripartire con determinazione può fare un gran finale di via. Deve cercare di cambiare ritmo adesso, deve dargli cattiveria e vedere se riesce a interpretare da subito la girata. Ed eccola qua che anche lei si mette con i piedi più alti della testa, al contrario quindi, prova però con un tallonaggio, strana questa soluzione, accorcia con la mano. E non legge peccata bene purtroppo qui e pecca forse di lettura l'area scolaris. Peccato, in questa sequenza decide di andare senza l'utilizzo dei piedi, provando a rimanere su soltanto con la forza delle mani, ma niente, non riesce a tenersi su. E Federica quindi guadagna intanto una posizione rispetto al turno precedente, ma c'è da dire che questa sequenza potrebbe veramente mettere in crisi, difficoltà chiunque, giudici perché anche. Esattamente, anche i giudici probabilmente, perché qui voi non lo sapete ma viene dato un foglio ai giudici di via dove c'è indicata la corretta sequenza con numeri progressivi, dove poi viene estrapolata a quel punto la classifica e bisogna capire se su questo foglio poi gli atleti veramente eseguiranno quella sequenza o se magari trovano una soluzione ai quali neanche i tracciatori hanno pensato per andare una o due prese dopo. Sì. Forse non è questo il caso, ma comunque quella sequenza può mettere in grossa difficoltà qualsiasi atleta. Diciamo che Federica è riuscita ad arrivare alla presa verde sul volume successivo, quindi per il momento non dovrebbero esserci problemi, però vedremo come evolve la finale, Marco. Sicuramente aiuta avere un bel margine negli avambracci per avere il giusto tempo anche di cambiare idea. Quello sempre. Perché Federica comunque
ci ha messo un po' prima di arrivare a capire la giusta sequenza di rotazione per ritornare dritta. Quello sì, ha agganciato subito bene con i piedi e quindi lì comunque con l'aggancio di piedi è riuscito a scaricare un po' di lavoro dalle braccia alle gambe e quindi è riuscito anche magari a rilassarsi un attimo per ragionare, mentre Ilaria non abbiamo mai vista in sicurezza con gli agganci e quindi per quello che ha provato, togliendo completamente l'appoggio, gli appoggi, a fare il passaggio senza l'utilizzo degli arti inferiori. E invece adesso sono proprio curioso di vedere uno che ritmo imprimerà Michael Piccoruaz delle Fiamme Oro di Moena in questa salita, essendo lui un gran boulderista, avendo un bel ritmo, una bella fluidità di scalata, ma soprattutto sono curioso di vedere anche la sua compagna di squadra Claudia Ghisolfi come andrà ad affrontare quella sequenza, perché veramente difficile. Sono convinto che, ora senza tirargliela, però che arriverà a farci vedere lì qualcosa, una possibile soluzione di salita. Vediamo, intanto godiamoci questo tallonaggio di Miscia. Siamo al primo movimento, quello che ha messo in crisi Tommaso Lamboglia, il primo concorrente entrato in gara questo pomeriggio a questa finale del campionato italiano Lead 2023. Abbastanza agevole su questo passaggio Michael Piccoruaz, sentirete spesso chiamarlo Miscia da parte nostra. E intanto Claudia sulla sinistra sta gestendo la prima porzione della sua via di finale femminile. Brava Claudia, molto determinata. Brutto infortunio lo scorso anno, l'ha tenuta un po' lontana dalle gare, però direi che è tornata veramente alla grandissima. Sì, era molto preoccupata di non riuscire a riprendersi al 100%. Sempre un brutto momento il periodo di infortunio per un atleta, ma sì, grazie anche al suo fisioterapista che l'ha seguita passo a passo, è riuscita a tornare in ottime condizioni e lo si può vedere anche ora. Ale Claudia, Ale Miscia. Intanto Miscia qua trova quasi ai nostri occhi un buon riposo prima della sezione che sancisce un po' il cambio di passo della via maschile. Qua deve andare Miscia. Quello che ha sempre avuto buono Miscia, soprattutto in questa disciplina, era il ritmo, deve andare a sfruttarla. Sembra che abbia deciso di riposare ancora un pochettino. Secondo me sì, ha spiegato molte energie su questo moschettonaggio. Adesso si riprende e poi ripartirà a fuoco. E riparte. Ale Miscia va a sfruttare bene entrambi gli appoggi. Bello dinamico in questo movimento. Qua deve andare a schiacciare col petto. Movimento che gli ricorderà sicuramente qualche passaggio di boulder nella sua disciplina prediletta, ma trova il suo anche qualche difficoltà. Sì, non riesce più a la mano destra, la mano destra è andata. È arrivato l'ultimo movimento per Miscia. E intanto siamo là con Claudia. Eccola qui nella sezione dell'orologio. La vogliamo vedere Claudia come affronta questa porzione di via. Deve stare attenta ora, perché andando a svincolare il tallone rischia di fare una sbandierata come quella di Ilaria. Si schiaccerà col petto per tenere in compressione quella mano destra, perché sta frontale qui. Poco tecnica, molto di forza qua. Molto di forza infatti. E viene giù e vedi che questo movimento ha messo in non crisi. È affatto banale dal punto di vista della lettura. Ebbene sì, è stata veramente brava molto, Federica. Molto brava Federica ad adattarsi nel breve momento. Qua intanto vediamo Miscia che forse va a pagare un po' questa sbandierata. Andate a notare come la mano destra, quando poi arriva sull'attacca blu, sul volume successivo, eccola, inizia qui a aprirsi un po'. Si apre un po', si distende. Guarda come cerca un attimo di dargli fiato. Ma ormai l'energia è finita e da lì a poco bisogna abbandonare la salita. Mentre entra in campo gara Giorgio per Tomatis, il centro sportivo Esercito Giorgio Tomatis.
campo femminile invece per la VS di Passer, Vanessa Köffler. Eccoli qua, e Giorgio sguardo con il giudice e parte per la sua via. Partito, guarda che ritmo gli butta Giorgio Tomatis. Intanto Vanessa Köffler ripassa un po' la sequenza, ultimi secondi prima di partire, ne ha solo 40 a disposizione, si deve anche un po' sbrigare. E intanto Gio Tomatis ha già macinato 15 prese sotto di lui. Guarda come va a sfruttare benissimo l'aggancio di punta. Mi fa sempre un po' paura quando tengono il piede così basso e poi lo vanno a svincolare su questi grandi strapiombi. Sappiamo sempre che un piede leggermente più alto ti dà quella sicurezza in più. Sì, quello è vero, ma quando si parla di Giorgio Tomatis puoi star pur tranquillo. Leve lunghissime per Giorgio. E intanto è partita anche Vanessa Köffler, sinistra del vostro teleschermo, si sposta verso sinistra come la obbliga la via in questa prima fase, un po' più tranquilla rispetto ad altre atlete Vanessa, che non ha un ottimo ritmo ma ha un ottimo avambraccio. E intanto Giorgio Tomatis riposino, un po' lì dove ha riposato anche Misha Picorruaz, se ti ricordi. Sì. Sembra essere, sembra ad accusare un pochino di fatica qua Giorgio in questa sezione. Sì, è vero. Vediamo come riuscirà a gestirla appunto da qui fino ai prossimi movimenti. Vediamo se riesce ad andare a valorizzare bene l'attacca di destro qua, dove invece ha avuto un po' di difficoltà Misha Picorruaz. Tanto Vanessa sembra salire abbastanza agevolmente questa prima sezione di via. Pinza numero uno, decide di anticipare Giorgio, forse non male come idea. Addirittura a coppia. E poi va di sinistra. E qui cosa si sta inventando? Sì, forse si è un attimo un po' incasinato da solo. Sì, che adesso sta prendendo quasi tutto il rovescio, deve andare a prendere la presina sotto al prossimo esatto triangolo. Ma dove è riuscito a prenderla. Bravo. Giorgio sta lottando come un leone per rimanere sulla parete. Ultimo movimento, non ha interpretato al meglio sicuramente la sequenza, se ne accorge un po' disperato Giorgio, che poteva puntare alla vittoria quest'oggi al campionato italiano qui a Milano, diciamo, dopo aver vinto la prima tappa di Coppa Italia Lead qualche settimana fa a Bergamo. Diciamo che ora è matematicamente sul podio, perché Arsène Duval comunque è come se non facesse classifica, mancano quindi solo altri due atleti, Marcello Bombardi e Philippe Schenk, quindi è sicuramente terzo. Sì, perché comunque ha tenuto una presa in più rispetto a Bendazzoli, se non ricordo male. E intanto Vanessa Köffler che piano piano sale. Levanni. Un po' titubante in questa fase Vanessa. Non riesce molto fisico, deve decidere movimento. Di andare dinamica. Sì. Non puoi fare diversamente. Rischia di arrivare su alla sequenza dell'aggancio di punta troppo stanca se continua a titubare così Vanessa. Ha impostato un ritmo fin da subito troppo lento per una finale del genere. E troppa esitazione in quel movimento, e comunque è molto fisico, richiede un attimo di strappo e di aleatorietà. Sì, sta cercando di riprendere un po' tutte le prese, adesso vediamo se riesce
ad entrare nella presa verde un po' più buona rispetto a quell'arancione che ha di mano destra. Continua a riprendere le prese, ormai ha perso anche il minion della mano destra. Niente, è finita, finita l'energia per Vanessa Kofler per rimanere agganciata a questo tetto. Peccato, non si è gestita troppo bene rispetto alla semifinale di questa mattina. Mi ricorda un sacco la scalata di Elisabeth Larschneider. Altro atesina. Intanto scarrellata sul pubblico presente quest'oggi qui a Milano. Qui andiamo a vedere Giorgio Tomatis, più o meno a metà via, abbastanza tranquillo in questa fase. Qui invece è qui dove è si è incartato, attimo, sì. Peccato perché era proprio al contrario, sì. Doveva le mani destra, doveva avere probabilmente il piede, doveva avere i piedi, doveva probabilmente avere le mani. E adesso quindi entra in campo gara Camilla Moroni per le Fiamme Oro, mentre per la SASP di Torino Arsène Duval, che andiamo a ricordare non farà classifica, il suo piazzamento, dato che siamo al campionato italiano gli è permesso di partecipare, ma essendo di una nazionalità estera non entrerà nella classifica del campionato italiano. Può farci vedere veramente un bello show Arsène, che prenderà questa gara sicuramente come allenamento prima degli eventi internazionali, che spero lo vedremo partecipe a Innsbruck metà giugno con la prima Coppa del Mondo di difficoltà. Parte Camilla Moroni e parte insieme Arsène Duval. Ed eccoli qua tutte e due. Arsène, oltre che d'allenamento, lo userà anche come banco di prova per capire l'entità dell'infortunio al braccio sinistro. Sì, l'infortunio è sul flessore della mano sinistra, detto che gli dà un po' fastidio. Nel momento in cui sentirà un dolore un po' più intenso probabilmente si lascerà andare, non vuole compromettere, come anticipato, la stagione mondiale. Mi sembra comunque che le va a tirare molto bene anche con la mano sinistra. Ha detto che gli dà più fastidio sulle mani aperte, sì, piuttosto che sulle tacche. E intanto Camilla Moroni sulla sinistra del teleschermo, piedi nel vuoto per lei, approccio come abbiamo visto anche in semifinale molto da boulderista. Bellissima invece la tecnica di Arsène Duval, va a far rifiatare un attimo la mano destra, stringe tantissimo la sinistra per smoschettonare. Fase di studio da parte di Camilla, doveva sfruttare spesso l'ambio per andare più velocemente possibile alla presa senza ricercare il perfetto equilibrio tra mano e piede opposto. Esatto, ma in ambio è quando l'atleta va a spingere con la stessa gamba in linea sulla verticale della mano che tiene la presa in quel momento. Di solito un movimento leggermente fuori equilibrio, ma come diceva Gian, fa risparmiare tempo agli atleti. Più confortevole sicuramente per Camilla. Intanto vediamo con che scioltezza Duval raggiunge la presa numero 29. Intanto Camilla, anche lei ottimo ritmo. Adesso movimento di leggero allungo. Nessun problema per lei. Lo ricordiamo che a Parigi 2024 i prossimi giochi olimpici vedranno l'arrampicata sportiva confermata nel programma definitivo alla sua seconda storica partecipazione. E vediamo qua Arsène che entra un po' in difficoltà, deve cercare di gestire al meglio queste due pinze. Andare, va decisissimo subito al rovescio saltando lo svaso di sinistro. Guadagna così la testa della classifica, non riesce a valorizzare l'attacca fuori gialla, va dinamico, la blu quasi la ferma.
durissimo quel movimento. Mamma Gian. Mia, non vedo l'ora di vedere un Filip Šenko, un Marcello Bombardi affrontare quel passaggio. Ma adesso concentriamoci a tutto schermo su Camilla Moroni. Presa numero 35 per lei. Ci avviciniamo al traverso a testa in giù che abbiamo visto affrontare brillantemente finora solo da Federica Papetti. E qua deve un attimo capire. Fa bene Camilla a fermarsi un attimino per decidere che cosa fare e farlo subito. Avevo paura si lanciasse. Esatto. No foot. Addome qui. Grandissima. Decide di moschettonare subito. Per mettere i piedi in alto. E anche lei però, vedi? Aggancia di punta, va a sfruttare appieno la sua forza fisica per andare a sfruttare, per andare a superare questo passaggio. Va in testa la classifica momentanea Camilla Moroni, che va a superare questo passaggio molto molto difficile. Bello che i tracciatori abbiano inserito questa componente tattica a metà di un tetto. E qua Camilla ha fatto vedere veramente come le sue doti da boulderista e di grande forza fisica l'hanno aiutata nel andare via veloce. E anche Marco, se posso permettermi, mentali, di decisione e di freddezza. Non è stato troppo a curare il passaggio, ma si è buttata. Senza detto, esitazione. Sì, bravissimo. E adesso, peccato. E non ne aveva più forse qui. Camilla Moroni, che comunque attualmente è sicuramente sul podio, mancando solo due atlete al termine della gara. Ebbene sì. Bisognerà vedere di che materiale sarà la medaglia che si metterà al collo a fine gara. Intanto qua il replay di come ha affrontato la sezione. Chiave, piedi nel vuoto, addome, piedi verso l'alto, aggancio di punta con il piede sinistro. E poi qua dopo la moschettonata lei si è frontalizzata direttamente andando a chiudere subito con la mano destra per andare di sinistra all'appiglio successivo. Un atto di forza qui di Camilla Moroni. Quindi entra in campo gara Giorgia Tesio del Centro Sportivo Esercito, compagna di squadra di Marcello Bombardi, che entra subito insieme a lei sulla via maschile. Giorgia Tesio, canotta azzurra. Marcello Bombardi, canotta verde. E ora queste sono le salite che definiranno il podio finale di questo campione italiano assoluto. Sarà l'ennesimo podio o vittoria per Marcello Bombardi? Carriera veramente lunga la sua, atleta di grandissima esperienza. Quest'anno Marcello compirà 30 anni. Ed eccoli partiti entrambi. E quindi a lei Giorgia, a lei Marcello, o come chiamiamo spesso noi, Marci. Bello il ritmo imposto dagli entrambi gli atleti, non stanno a perdere tempo. Bello che Marci si vede due volte in questa quadratura. Eh sì, questo è il punto in cui le vie passano più vicine una accanto all'altra. Bene Marcello. Bene anche Giorgia, hanno rallentato un po' il ritmo. Si è notato Marco. Devono cercare comunque di mantenere una certa velocità, perché come ormai sappiamo, come sapete anche voi telespettatori, la vera difficoltà delle vie arriva lassù in cima. E ce n'è tanta ancora di strada da fare, non siamo neanche a metà per questi due atleti. Forza Marcello, forza Giorgia. Per questo bisogna cercare di economizzare il più possibile la forza espressa dagli atleti durante le varie prensioni. Marcello va un attimino a... azzardato questo tavolaggio alto, però cambia subito approccio.
E qui nessun problema per lui. Di nuovo tallone destro alto. Moschettona. Mentre ecco Giorgia che arriva nella sezione del grande vulcano. Bene Giorgia fino a questo momento. Anche Marcello. Qualche movimento con i piedi in aria di troppo per Marcello, ma è la sua scalata. Non può modificarsi sicuramente adesso. Anche qui piedi ancora molto bassi. Decide di saltare l'intermedio blu sul volume verde vicino alla sua mano sinistra. Al moschettone, ora forse ne potrebbe fare due insieme. E lo fa. E adesso deve andare bello severo Marcello. Decide di fare un ultimo riposo per la mano destra? Forse sì, ci prova, eccolo qua. Non c'è tanto margine, mentre Giorgia quasi prende un attimo un rischio. Buono, buono. Vuol dire che è determinata. Qua Marcello deve andare bello cattivo. No, gli è partito il piede. Scivola il piede di Marcello Bombardi, purtroppo. Peccato. Un attimo di disattenzione gli è costata cara qui a Marci, che non aveva, è rimasto preparato, concentrato sull'appoggio. Sì, aveva preparato bene tutto, ha fatto anche un piccolo riposo prima di affrontare la sezione dura, aveva capito che lì doveva fare la differenza e purtroppo gli è partito il piede. È iniziato il movimento, scaricato il peso dal piede che è andato via, mentre Giorgia Tesio, piedi sopra la testa, si gira completamente, forse quella che ha affrontato meglio di tutte questa sequenza, sembra uscirne indenne Giorgia Tesio da questa sequenza con un evidente feet first, anticipo di piedi. E vediamo adesso ancora due movimenti da recuperare su Camilla Moroni per andare davanti. Alza il sinistro, sembra un po' in affaticamento qua Giorgia Tesio. Camilla è riuscita a impostare il movimento successivo per andare all'incrocio, ma poi non ha tenuto l'accoppio. E qua brava Giorgia, brava che sceglie Giorgia, sì, la doppia spallata. Va in testa la classifica così Giorgia per un Tesio, più. Gran bella salita. Bravissima Giorgia, che si prende la vetta momentanea in attesa dell'ultima atleta che entrerà adesso sul campo gara dopo di lei, ovvero la romana delle Fiamme Oro Laura Rogora. Vediamo qua il replay di Marci proprio quando gli è scivolato il piede destro dopo questo movimento. Sì, vedi come va proprio a scivolar via. Sì, peccato. Invece Giorgia qua fa la doppia spallata, alza bene il piede destro per andarci a sedere sopra. Intelligente si molto qui sposta, Giorgia a sì, leggere l'accoppio e poi la spallata di sinistra invece che un incrocio. Sì, è vero. Rispetto a Camilla che ha provato a incrociare. E ora il momento quindi degli ultimi due atleti in ultimi campo gara. Sì, due concorrenti, entrambe del Fiamme Oro di Moena. In campo femminile vedremo Laura Rogora. In campo maschile Philip Schenk. E adesso qui dovranno essere veramente determinati entrambi, chissà se riusciranno a farci vedere un top. Laura, ricordiamo che questa è la sua specialità preferita, reduce da un infortunio all'alluce sinistro che gli ha dato qualche difficoltà nell'esordio anche stagionale in Coppa del Mondo. Ha recuperato poi non partecipando a Salt Lake City. Adesso è qui, sta preparando la stagione lead. Parte subito con un gran ritmo come al solito Laura. Primi 10 metri che vanno fatti veramente con il turbo. Philip calza bene le scarpette d'arrampicata e parte anche lui per il suo tentativo. E quindi ultimi metri
di questa finalistica del campione italiano Lead 2023. Ospiti della Urban Wall Milano Climbing Factory, per la quale ringraziamo Marin Vernizzi e Paolo Morandi. Partito Philip un po' più tranquillo nel ritmo di altri atleti, mentre bel ritmo deciso quello di Laura Rogora. Guarda Laura, adesso si prende che bel riposo, in spaccata sotto allo strapiombo. E riparte. Sembra veramente avere le idee ben chiare qui entrambi gli atleti sulla giusta sequenza per risparmiare ogni singolo gesto. Bello questo incrocio di Philip di piedi, prendere il volume, gancio di punta. È un amante Philip degli agganci di punta, li predilige rispetto ai tallonaggi, mentre vediamo qui Laura che preferisce raggiungere prima l'attacca rispetto a entrare nel vulcano. Bene Laura qui che riesce ad andare a scaricare sul vulcano verde con i piedi, mentre Philip si prende un po' l'ennesimo riposo, forse un po' tanti in questa prima fase di gara. Ora qua Laura come prende magnesite, braccia sempre molto molto contratte. Vediamo ora come imposterà questo movimento, va di spallata, alza tantissimo il piede sinistro. Bene Philip fino a qua, da qua sappiamo che deve cambiare marcia, deve iniziare a decidere di scappare via dalle prese, invece decide ancora una volta di riposare un attimo. Anche lui inizia, vedi, ad accusare un po' di fatica sulla stretta della mano destra. Vediamo adesso come va a affrontare questa doppia pinzata. 1-2 destro laterale che rimane, piede sinistro, deve alzare i piedi prima di andare al rovescio. Bravo qua Philip, bello dinamico, mentre Laura si arrotola su se stessa ma rimane su. Vediamo Philip che a questo punto cerca di valorizzare per andare al movimento successivo, che forse è una spallata destra come ci ha fatto vedere prima Arsendual. Decide di andare alla, forse torna sotto con la mano destra adesso. Ebbene sì, Ale Philip per andare di sinistro su. Ale Philip, bravissimo Philip, va così a conquistare. Deve moschettonare ora però Philip, non ne ha alto. Più bravissimo Philip. E allora concentriamoci a tutto schermo su Laura Rogora e gli ultimi movimenti, mentre Philip Schenk con il suo 38 è l'atleta che arriva più in alto in questo campione italiano di 2023. Laura qua deve andare a sedersi bene su quel tallone destro per andare a tenere la spallata. Ce la fa. Bravissima qua Laura Rogora a tenere la spallata. Si alza il piede altissimo, quasi in bocca. Riesce ad andare a prendere l'altro rovescio verde. Qua ci sarà un rilancio di sinistro per andare a pinzare il volume arancione. Bravissima Laura, vicino soltanto al top. Più una presa per Laura Rogora. Guarda che lolot Laura qui. Intermedia, rilancia ed è top per Laura Rogora, campionessa italiana Lead 2023 insieme a Philip Schenk. Bene così. Bene così per Laura Rogora che ci fa vedere un top in finale, Marco. Gara bellissima direi, sia in semi che in finale, perfetta la tracciatura, classifica eccezionale, i due atleti delle Fiamme Oro conquistano il primo posto. Vediamo il replay qui di Laura. E subito dopo chiediamo ad Andrea di farci vedere la classifica finale. Ebbene sì, questi sono gli ultimi movimenti che hanno portato Laura alla vittoria di
questo campionato italiano 2023 qui a Milano. Grandissima Laura che va a stoppare il top e mettere la corda in catena. Esulta, si sfoga, tensione accumulata sicuramente. Buona, buonissima quindi la prestazione di Laura. Andiamo quindi a vedere la classifica di questo campionato italiano lead, la classifica femminile che vede vincere il campionato italiano a Laura Rogora, seconda Giorgia Tesio e va a chiudere il podio Camilla Moroni. Diciamo le aspettative più o meno erano queste. Più sì. O meno erano queste, anche se comunque magari grande ci si aspettava qualcosa di più da un Ilaria Scolari su una Claudia Ghisolfi che comunque chiudono al quinto e sesto posto, però bellissimo il grande exploit da parte di podio Federica Papetti con un guadagno di posizioni al quarto posto. Ghisolfi qua, Claudia e Ilaria Scolari che si sono un attimo perse. E nella sequenza dell'anticipo di piedi Arnoldi Valentina finisce al settimo posto, ottava Elena Brunetti, nona Vanessa Kofler e decima Martina De Preto. Grande comunque il risultato da sottolineare anche di Elena Brunetti che comunque è un under 16 che arriva così alto a un campionato italiano assoluto, veramente un bel segnale anche per il futuro. Ebbene sì, e andiamo a vedere intanto anche la classifica finale, quindi maschile, vince quindi il campionato lead Philip Schenk. Andiamo a elencare la classifica generale, poi faremo l'estratto per gli italiani. Secondo Arsène Duval e terzo Giorgio Tomatis, quindi diventa terzo Giorgio Bendazzoli e secondo Giorgio Tomatis. Che poi veramente separati per un niente da Bendazzoli ad Arsène Duval per un movimento, sono tutti 34 più, 35, 35 più. Guarda com'è scremata veramente bene movimento dopo movimento questa classifica dal settimo posto in su, bellissimo. Abbiamo poi quindi al quinto posto, quarto in realtà, Luca Malosti, a seguire Marcello Bombardi, Michael Picco Ruaz, Fritz Engel, Davide Picco, Luca Boldrini e Tommaso Lamboia all'undicesimo posto. Se non sbaglio forse qui anche Tommaso è un under 16, forse era primo anno under 18, già un 20 come crescono questi ragazzi. Comunque è bello vedere anche così tanti giovani in queste finalissime. Adesso andremo ad attendere le interviste ai protagonisti di questa gara, il presidente della federazione arrampicata, abbiamo anche il vice presidente del comitato olimpico nazionale italiano e intanto ci gustiamo qualche highlights della gara. E penso che abbiamo ai nostri microfoni, dovrebbe essere quasi pronto, il presidente della FASI, Federazione Arrampicata Sport Italiana, Davide Battistella, intervistato dal padrone di casa nonché direttore di gara Paolo Morandi, mentre qua riguardiamo la sequenza dei fotogrammi di questa splendida gara. Qui nello specifico si è Camilla Moroni, ancora
nella prima metà della fase di via, quando era ancora abbastanza tranquilla. E quindi parola a appena mi danno l'ok, ci siamo. Grazie a tutti per la giornata, siamo qua con Davide Battistella, il presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Grazie per essere qua, Davide. E cosa ti è sembrato oggi in questa festa che dura da due giorni? Beh, allora, intanto grazie a voi che ci avete ospitato in questa bellissima palestra per svolgere un campionato italiano importantissimo per noi, perché è il campionato italiano nell'anno preolimpico e quindi è estremamente importante da tanti punti di vista, e perché soprattutto si è svolto nel migliore dei modi, bellissime le vie, complimenti ai tracciatori, ma non avevamo dubbi, abbiamo scelto i migliori e comunque è stato, insomma, un lavoro veramente proficuo, perché ci ha fatto vedere ovviamente uno spettacolo importante, soprattutto nelle finali. Sì, ricordiamo infatti i tracciatori capitanati da Alberto Gnerro, sono Stefano Scarperi, che ringrazio, Luca Camanni e Daniele Martina per questo lavoro di quattro giorni intenso. Quindi cosa ci aspettiamo adesso per le imminenti gare che ci saranno? Beh, allora, ovvio, siamo all'inizio, diciamo, di una stagione che è già iniziata, di una stagione internazionale. Ovvio che il focus è sulla qualificazione olimpica, i nostri atleti di punta hanno già cominciato a, diciamo, tra virgolette, a prendere punti in campo internazionale. Stiamo lavorando ovviamente per cercare di piazzarne più possibili in questo ranking che si giocherà poi la prossima primavera, agli ultimi posti disponibili per le Olimpiadi di Parigi. Sia nella speed, nel lead, quindi la combinata lead e boulder, siamo in questo momento soddisfatti, abbiamo i ragazzi dentro il ranking. È ovvio che siamo neanche all'inizio, diciamo, di questa stagione che sarà durissima. Avremo il campionato del mondo a Berna che qualificherà i primi tre, avremo poi la prova continentale di speed e anche di lead e boulder, quindi insomma siamo un po' in un periodo veramente caldo, molto intenso, sì. E quindi ci aspettiamo che i nostri ragazzi diano il massimo, ma sono convinto di quello. Ringraziamo i tecnici, soprattutto tutte le società che sono dietro a questi splendidi ragazzi, ai corpi dello Stato, la Polizia di Stato di Moena, l'esercito che comunque sostiene i nostri atleti in questo difficile percorso. Stiamo già lavorando per Los Angeles, abbiamo già fatto una riunione tecnica proprio per pianificare con i nostri giovani un'avventura ovviamente a lunga gittata. Non dobbiamo perdere tempo anche con i nostri ragazzi giovani che abbiamo visto oggi nelle finali, nelle semifinali, quindi dobbiamo lavorare anche con loro, quindi l'attività è tanta. Beh, direi che di lavoro è stato fatto, i risultati ci sono, ho avuto la fortuna ieri di vedere anche i nostri ragazzi della speed e Aldo era molto contento, è stato appunto fatto il record italiano nel campo femminile. E fiducioso per le prossime gare e speriamo, in bocca al lupo per tutto. Sì, in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo a voi, grazie ancora dell'ospitalità, che ricordiamo questo centro è stato il centro di invernale di preparazione olimpica, lo sarà sicuramente anche per il prossimo inverno, e quindi noi ci sposteremo probabilmente in altura proprio per dare la possibilità ai nostri ragazzi di allenarsi un po' più al fresco. Però ringrazio proprio Paolo e tutto lo staff dell'Urban. Grazie. Proprio per questa disponibilità importante che ci è stata data in un momento che il nostro centro federale, come sapete, inizieranno i lavori di ristrutturazione per il prossimo anno, e quindi una grossa opportunità per noi, grazie. Io ringrazio e dico grazie anche agli atleti che abbiamo visto qua. Sì, e un saluto soprattutto alle autorità che sono qui oggi, il sindaco di Pero, l'assessore di Pero, e abbiamo anche Claudia Giordani che è il vicepresidente del CONI, e in rappresentanza di Giovanni Malagò, che ieri mi ha detto appunto che non sarebbe potuto essere qui con noi oggi, ma che appunto ci salutava. Sapete questa grande amicizia che c'è tra il mondo dell'arrampicata e il CONI, quindi questo è un bel volano per cercare di fare bene soprattutto nel proseguo, quindi grazie a tutti. Ok, ora
Non so se devo chiamare gli atleti, poi comunque le autorità dovrete venire qua alla premiazione. Chiamo gli atleti, ditemi voi o la classifica. Sì, ok. Chiamo Philip Schenk, adesso vedo qua. Tra l'altro la premiazione sarà veloce perché ci sarà l'antidoping, come sapete, in una gara di questa caratura. Allora Philip, come ti sei sentito, come ti è sembrata la gara questi due giorni e le tue sensazioni? Mi sono sentito bene, la gara è stata bellissima, mi sono sentito anche abbastanza in forma, che sono tornato da qualche settimana a Innsbruck, che dato che ho saltato la Coppa del Mondo in America, ho potuto allenarmi un po' in resistenza e quindi penso che sono sulla strada giusta per le Coppe del Mondo dopo. Sì, sempre bello iniziare la stagione di elite così. La prossima, ricordiamo, il tuo prossimo impegno a livello internazionale? Prima c'è ancora Bressanone, la Coppa del Mondo di Boulder, e poi passo a elite, che c'è Innsbruck e poi tutte quelle in Svizzera e in Francia. Bene, che dirti, oggi ti ho visto bene, sei sulla strada giusta, in bocca al lupo per tutto. Lui l'ho visto quest'inverno qua, essendo il centro federale, è sempre bello vederti allenarti e col sorriso, e veramente grazie di tutto. Chiamo Laura. Oh Laura, ciao, anche a te le stesse domande. Ti è piaciuta questa campionato italiano 2023 qua e come ti sei sentita? Sì, il campionato mi è piaciuto molto, le vie erano belle, poi comunque mi sono allenata tutto l'inverno qua, quindi mi sentivo anche un po' a casa. E mi sono sentita abbastanza bene a scalare, ancora fisicamente forse manca qualche ritocco prima dell'inizio della stagione di Coppa del Mondo, perché purtroppo è stata una stagione che è iniziata un po' male, infatti quest'inverno mi sono infortunata, però sono quindi molto contenta di questo risultato. Sì, io ti ho visto, cioè, in splendida, cioè, non in splendida forma, ma insomma sei sulla strada giusta. Il prossimo impegno a livello internazionale anche tu? Io faccio anche Praga, che parte proprio mercoledì, e poi anch'io Bressanone e Innsbruck e poi finalmente tutte le gare di Lid. Bene, direi che di lavoro ce n'è da fare e ne farai ancora, immagino. Detto questo, non so se sono già pronte le classifiche. Devo? Ok, vi chiedo di accomodarti lì intanto. Sì, spostiamo il drop per le interviste. E allora, dopo le parole degli atleti, dei protagonisti e anche del presidente della federazione arrampicata, aspettiamo qualche breve istante che preparino i trofei per la cerimonia di premiazione e ci godiamo gli ultimi highlights, perché ricordiamoci anche un tempo tecnico da quando vengono affisse le classifiche ufficiali per consentire eventuali ricorsi, e poi si partirà immediatamente ridando la parola a Paolo Morandi, che procederà con la cerimonia di premiazione. Vediamo qua che lotta che ha fatto Camilla. Sì, è stata appunto più determinata che magari non brava a livello tecnico qui Camilla, però ha avuto la meglio su quel passaggio veramente che ha messo in crisi. E qui vedi l'incertezza che ha avuto andando ad incrociare. Sì, ma al contrario di come ha fatto Giorgia, che invece è andata ad accoppiare e poi a spallare. Adesso infatti la rivediamo qui l'azione di Giorgia Tesio. Qui ancora nella prima fase, quella un po' più... Sì, tranquilla, tra virgolette. Ok. Ci siamo per le premiazioni.
E intanto torniamo da Paolo per le premiazioni. E Claudio Giordani, che è il vicepresidente del CONI. Sta arrivando. Ok. È arrivato anche un altro esponente, Marco. Marco Riva, sì, buongiorno. Grazie per essere venuti. Innanzitutto, ecco anche Marco che conosco. Prego, prego. Allora, incominciamo con la premiazione delle donne. Al terzo posto, Camilla Moroni, Fiamme Oro. Premia Cristina Cascone. Viene data una piantina e la medaglia di specialità del campionato italiano. Un applauso. Al secondo posto, Giorgia Tesio, Centro Sportivo Esercito. Premia Davide Battistella, presidente della Federazione Italiana d'Arrampicata Sportiva. E al primo posto, Laura Rogora, Fiamme Oro. Premia Claudia Giordani, vicepresidente del CONI. Ed eccolo qui quindi il podio femminile al completo. Perfetto. Aspettate un attimo che facciamo la foto di rito. Foto di rito meritatissime qui, queste tre atlete hanno fate dato la medaglia, una grandi. Battaglia entusiasmante. Bellissime, un applauso, grazie alle ragazze. Veniamo ai maschi. Premiamo prima il campionato italiano Lead 2023, quindi al terzo posto Bendazzoli Giorgio, Elmaneton Schio. Saranno quindi due premiazioni per la categoria maschile. Premiano Tullio Paravicini italiano e Marco Riva. Al secondo posto Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito. Premia sempre Davide Battistella. E al primo posto Philip Schenk, Fiamme Oro. Un applauso. Ed eccolo qua quindi il campione italiano Lead 2023 in questa seconda premiazione ufficiale. Dopodiché, come ha annunciato Paolo, ci sarà una seconda premiazione. Grazie ragazzi, una foto di rito, un bel sorriso. Grandi. Grazie dello spettacolo. Ora chiedo un attimino ancora ai ragazzi, perché premiamo la gara, in quanto secondo in realtà è arrivato Duval Arsène della SASP Torino, ma essendo francese non entrava a far parte nella classifica del campionato italiano. Quindi al terzo posto c'era Giorgio Rimani, Giorgio Tomatis, anche tu Filippo. Al secondo posto Duval Arsène della SASP Torino. Lo premia Marco Riva, visto che... No, secondo. Al secondo. Ah, le diamo tutti. Ah, ok, al terzo. Al secondo, Davide, dai... Ah, no, va... Va bene, va bene, va benissimo. Mi stanno confondendo... Mi dicono, se volete lo premio io, va, che se volete. E al primo posto Philip Schenk e premia Claudia Giordani.
un applauso. Questi sono i vincitori della gara di oggi. È un bel momento di sport qui, dove abbiamo ripremiato a questo punto quella che è stata un po' la classifica sportiva, ci che stava, ha visto Arsène Duval al secondo posto. E a questo punto, Jean, direi di salutarci, ringraziare ovviamente l'Urban Wall, la direzione di gara, i giudici federali, i tracciatori e tutti coloro che hanno dato vita a questo campionato italiano LEAD 2023. Continuate a seguirci sul sito della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana per vedere tutti i prossimi appuntamenti e ci vediamo probabilmente sulla TV Italia Team anche per i prossimi due campionati italiani, Boulder che si terrà a luglio e poi quello Speed che si terrà i primi di settembre. E vi ringraziamo, quindi arrivederci da Marco Iacono, Jean-Pierre Bovo, buona serata a tutti. A presto. Grazie, ciao.